La nostra realtà sarebbe quella di riferirsi, che ne so, alla canzone napoletana, eccetera. Quindi in generale, in tutti i fenomeni che appunto possiamo riferirci di nuovo al fenomeno wave degli anni 80 o quello di oggi del rap, del ragamuffin, nascono su delle esperienze straniere, dei modelli a cui noi ci riferiamo. Questo può essere sì un limite, però dall'altra parte direi che può essere anche uno stimolo per uscire un po' fuori da quello che è il nostro piccolo borgo italiano. Dunque dovremmo fare una riflessione su cosa è capitato nella musica che la gente fa al di fuori dei grossi circuiti commerciali, tra quello che accadeva negli anni 80 e quello che accade adesso. Io penso che la più grossa differenza che c'è ora è che da sola in un certo modo spiega il cambio di carte che c'è stato sul tavolo della musica indipendente italiana da 2-3 anni a questa parte. Dipende dal fatto che è rientrata in scena la politica. A sinistra, l'estrema sinistra. Ciò che ha cambiato le carte in tavola e che ha permesso il proselitismo imprevedibile del cosiddetto fenomeno delle posse è proprio il fatto che ora si parla in italiano quando non addirittura in dialetto, e che di conseguenza i messaggi sono comprensibili e non c'è più spazio per i trucchi, nel senso che bisogna dire ciò che si pensa e misurare immediatamente la qualità del proprio messaggio con la gente che si ha di fronte. E questa è la valenza più grossa, al di là veramente dello stile musicale, che secondo me è un fattore quasi secondario. Sicuramente all'interno di diverse posse e di centri sociali esiste un circuito che permette loro di lavorare, di suonare.
Per quanto riguarda il... però questo non è solo questo, la musica underground giovane italiana. Tutto il resto è sicuramente molto slegata. È sicuramente molto slegata e non... per cui a parte i gruppi che collaborano perché diventano amici o altro, tutto il resto è, cioè, in qualche modo è la solita giungla di sempre, il cercare di avvicinare a tutti i costi una casa discografica, così. Al Mustafa! La storia dei giornalisti che hanno montato molto questa cosa molto più di quanto non sia in realtà, per cui in effetti c'è un movimento di questo tipo, ci sono i contatti, gli scambi, le collaborazioni, però tutto questo è stato messo in un bello scatolone, un pacco natalizio che è più grosso di quello che contiene, secondo me, e io sono dentro quel pacco natalizio in qualche maniera, per cui attenzione a questo, e per di più questo fatto delle, di questo movimento di cui si parlava, il movimento delle posse, fra virgolette, con tanti puntini prima e dopo, ha un po' in maniera ammazzato da un'altra parte un certo tipo di modo di fare musica, no? Perché tra quest'anno e l'anno scorso chi metteva su un gruppo e lo chiamava ciao posse suonava e così è stato, e invece se metteva un gruppo con gli strumenti e non metteva il nome posse vicino si trovava molto in difficoltà. No more, no more, this is a false morality revolution. No more, no more, no more hypocrisy revolution. We just want some freedom, freedom. We just freedom, freedom. Enter them, this your world. Revolution between us and them all. Pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire, che fa male a sentirsi e a vedersi diversi, costretti a scenare una farsa perversa in questo universo di sole comparse, percorso dall'odio, o fingi o sei perso, no, mi rifiuto ad accettare questa logica contorta di chi non vuole amare ma vuole giudicare dalla copertina una persona, seduti in poltrone individui come questi, governano il mondo, lo sfondo si riempie di morte e sconforto, il rapporto si incrina, inevitabilmente discendiamo la china. Guarda, a me non è che piace un granché parlare di movimento, perché sarebbe un pochettino come dire, non lo so io, che i gruppi di liscio costituiscono un movimento. Cioè, ognuno ha delle proprie idee, proprie maniere di esporle, eccetera, che poi coincidano, è un altro discorso. Ci sono senz'altro legami, per esempio io sono molto amico di Grasshopper e di MC Shark, di Devastating, sono molto amico degli OTR di Varese, dei Nuovi Briganti di Messina,
conosciuto con molto piacere i 99 Posse di Napoli, Possessione, quindi in un certo senso questi collegamenti esistono. E poi magari altri gruppi si conoscono fra di loro, legano, fanno concerti insieme, fanno jam insieme, e quindi una sorta di network nato dalla simpatia e dal rispetto reciproco esiste. E ciononostante ognuno bene o male fa le cose che si sente di fare, almeno io fondamentalmente sono portato a fare quello in cui credo, ho scritto addirittura un testo che si intitola Faccio la mia cosa, non lo spiego, io faccio quello che mi sento, faccio quello in cui credo, se ti piace bene, se non ti piace pazienza, ci credo io. Una domanda ci siamo posti e forse si è posto il popolo intero un po' di anni fa, è il Pueblo Unito, sarà vencito o non sarà vencito? Svolta è stata a mio avviso indissolubilmente legata ai centri sociali. Il ragamuffin, ognuno con suo stile, sono veicoli per dire, per parlare con la gente, si per farla divertire, ma allo stesso tempo si per farla anche pensare le cose che non vanno e che sono da cambiare. Allora, molto importante, veramente molto importante, vai! Molto importante, veramente molto importante, vai! Molto importante, veramente molto importante, vai! Molto importante, veramente molto importante, io quando grido in un centro sociale le mie cose tutti sono d'accordo con me, non c'è nessun problema, sono sempre tutti d'accordo. Però io quando vado a Pontida a fare Lega la Lega o da Boom, allora c'è anche della gente che non è d'accordo, gente che viene dopo il concerto e ci sono un po' di scarti, cioè ci sono, vabbè, fortunatamente ho sempre avuto delle reazioni civili in queste storie, cioè non mi sono mai messo a fare a botte con questi, però comunque ho delle situazioni diverse, finché sto all'interno della mia setta non c'è problema, tutti sono d'accordo con me. Però bisogna confrontarsi con la gente se devi dire delle cose, cazzo. E quindi un disco è un'arma di confronto, allora è più arma di confronto nella misura in cui viene a toccare più gente. Per la libertà dei prigionieri sociali, per la libertà dei prigionieri politici, per chi muore nella galera, perché anche in Italia si muore di carcere. Mio turno, entro intorno, tutta l'aula si zittisce, io rispondo prima, piano, monosillabi, mi sento rilassato, all'improvviso rilassato, mentre spiega quel PM, spiega il giudice la storia. È arrestato! Arrestato per la vita, trottobre del 6-7, tanto ha fatto, tanti giorni, mesi, anni, tanti anni, passato turbolento, dice, spiego, è colpa vostra! È colpa vostra! Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo per le lotte, sì, le nostre lotte dentro, poi qualcosa gli è mutato, potrei uscire di prigione, sì, ma non obbligatorio, troppo!
troppo da difendere. Tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere, il mio turno potrò uscire, uscire di prigione, ma non è obbligatorio. O vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, poi le cariche in cortile con i cani nelle celle. Denti rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare, vetri e vetri divisori, vetri infranti nei colloqui. E la posta che è sottratta, censurata, poi la fame, fame alla sinara, il compagno che va via via con la testa, via con la testa, via con la testa. Rotture ci doveva raggiungere. La piazza è rimasta qui in segno di protesta contro quello che ha parlato e non dice mai la verità, tante promesse e mai niente. Vogliamo lo sciopero generale, lo sciopero generale. I lavoratori rimangono qui per dire che vogliono lo sciopero generale contro il governo. Devono buttare giù questo governo che ci vuole derubare. Sciopero, 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 sciopero. Sciopero! 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 E daremo certo continuità. E come ha già detto chi mi ha preceduto, se non ci saranno delle risposte chiare a questi argomenti, partecipando in massa allo sciopero generale e bombardando say yes everything is gonna be alright, andate alle visioni in negro su Hawaii, say yes everything is gonna be alright, voglio mascendo mi zavi e ci stanno sempre guai e vuole caruto scumure Berlino ci troverà tutto fatto con una specie di eroina, una cosa fine, una cosa il rap italiano degli anni 90 è quello che era il punk, o comunque quello che rappresentava lo spirito originale del punk 10 o 15 anni fa, e che poi comunque anche quello in Italia è arrivato con qualche anno di ritardo, ovviamente. Politicamente rappresenta qualcosa di molto a sinistra, come dice qualcuno, all'estrema sinistra, cosa che non è così strettamente identificabile e riconoscibile in questo modo nel rap americano. È antisistema, questo sì, nel caso dei Public Enemy o di altri rappers gangster, ma non così strettamente identificabile dal punto di vista politico. L'hip hop è molto vario e ci sono moltissimi stili, di cui anche lo stile che fa Isola Post, ma è solo una parte, non è esclusivamente quello, mentre invece
In Italia purtroppo si tende a, a, diciamo, a ghettizzare quello che è l'hip hop. Già è un ghetto di per sé e tutto risaltava solamente attraverso i centri sociali, attraverso tutti questi gruppi qui che sono nati da poco. Mentre invece non è così assolutamente, e l'hip hop non è assolutamente questo. Parliamo di una cosa molto attuale, soprattutto in questa zona. Una cosa che bisogna negare e non lasciarla scappare, veramente molto importante, dai! Allora, Lega si veramente lega la Lega, non lasciarla scappare perché il razzismo è difficile da fermare. Allora, Lega si non lasciarla scappare, la politica delle leghe non deve continuare. Lega si veramente lega la Lega. Mr. Bunna. Allora, dai, ripetiamolo ancora una volta. Allora, diciamo in un modo un po' più terrone, se vogliamo usare un termine leghista, dai. Allora, un nord, un sud, l'Italia è una sola, contro tutti i razzisti, si vuole la lotta dura, dura come un ferro, come la pedra, come le muri, non hanno cervello, ma vanno i senatori. Un nord, un sud, l'Italia è una sola, contro tutti i razzisti, si vuole la lotta dura, dura come un ferro, come la pedra, come le muri, non hanno cervello, ma vanno i senatori. A livello di messaggio, il messaggio è molto simile, perché comunque quello che dicono i Mau Mau è molto simile a quello che dicono gli altri gruppi delle poste italiane. L'unica differenza è quella musicale, fondamentalmente, cioè il suono, però a livello di concetti, a livello di contenuti, a livello di fenomeno globale, rientrano nella stessa dimensione, quindi va benissimo avvicinarli, per quanto sia un suono completamente diverso, su questo non ci sono dubbi, però il concetto è lo stesso, come, non so, come dire Papa Ricky che canta in dialetto il pezzo Ragamuffin dicendo determinate cose, loro cantano in piemontese invece un pezzo, chiamiamolo di Globe Sound, anche se è difficile catalogare bene il suono dei Mau Mau, però con dei concetti paralleli, dei concetti simili, e quindi rientra nello stesso ambito. Lento è un buco dentro all'acqua, è un vortice che inghiotte come un ixti sembra patta, è un attimo una goccia che spiscia via lontano e va e va e va e va e va. E storta sta faccenda alpina, cicche storte, densa come il sandal, sandal dal tamar. È un gioco di incastri, un sorriso verticale, doccia dopo doccia, facce contro facce. Ale destincus taria vorticusa, mai cabata sul in sto mondo nero. La
Allora, quindi io prima da un giallo, a te un giallo, perché giustamente un rosso sto facendo da localizzazione completa, forse sì o bisogna distinguere anche a livello di mercato da una prima fase indipendente, quindi dove in pratica le cose venivano autoprodotte, autodistribuite, a una seconda fase invece dove il mercato si è un po' spostato sulle grosse etichette che hanno visto all'interno di questa situazione un business e quindi hanno iniziato magari a creare delle compilation, ne sono uscite un paio che però non erano fatte con criterio. Le vendite sono state buone fino, diciamo, a quest'estate. Quest'estate secondo me si è verificato un problema contingente in quello che è il fenomeno di per sé stesso, cioè c'è stata un'inflazione di quello che è la quantità dei gruppi che si sono rivolti al fare questo tipo di cose, questo tipo di creazioni, diciamo, musicali. Dall'altra parte c'è stato il fenomeno dei concerti che secondo me è stato fin troppo sfruttato, nel senso che chiaramente sono gruppi che costano poco, che al momento attiravano pubblico e quindi da parte degli organizzatori di concerti in tutta Italia sono stati presi proprio a man bassa, cioè proprio tutte le settimane giravi, non so, per il Piemonte o magari se eri in ferie in Liguria, per quello che io ne so, per il nord Italia o comunque anche nel resto dell'Italia, e tutte le sere potevi vedere i vari gruppetti di rapper a ragamuffin italiano a poca distanza l'uno dall'altro. Suo limite attualmente in Italia nel fattore musicale, perché è importante dire certe cose, ma è importante fare musica. Io mi ritengo un musicista, anche impegnato politicamente, però per me è importante fare musica e quindi la musicalità e il fare musica è diverso dal fare, dal costruire delle rime con un significato sociale. Ci sono questa è una diversità molto grossa e molto importante che io porto avanti. Noi vorremmo avere creato con la Torino Post un sound system che resti al di là di quelli che possono essere i fenomeni di moda per cui sei più o meno sulla cresta dell'onda. Un sound system a Torino secondo noi è una cosa che ci va e che può andare avanti. Una tra le strettoie, qui c'è una realtà torinese in cui si soffocò la musica di base torinese, fu il dramma delle sale prove, il dramma dei luoghi dove poter esercitare la musica, il dramma dei concerti, che era tutto legato alla funzione economica dei costi che bisognava affrontare per mettere su un gruppo. Ora il rap si può fare nella propria camera o nella cantina del proprio appartamento, insomma, e ha la possibilità anche di sottrarsi a quella specie di ricatto a cui vennero sottoposti i gruppi, parlo di Torino, ma io credo che questa sia una considerazione che può essere estesa
a tutte le città italiane, al ricatto delle amministrazioni locali e di coloro che le amministrazioni locali gestiscono sul piano dei servizi che vengono concessi a coloro che fanno musica. A Torino si erano creato una situazione imbarazzante, nel senso che le sale prove per i gruppi non esistevano, dove esistevano venivano spesso gestite in modo clientelare. Del contatto, musica via. Attacco! Il microfono della prendo un'esplosione di energia, di potenza, e l'essenza che dà forza. Forza ad ogni mio pensiero, la parola è la mia arma, con le rime, pare a zero con le rime, uccido meglio che con un bazooka, miro dritto il cervello, tra l'altro nella nuca. Non parla Vandra, ma i miei dubbi e ragiono, la mia strada è difficile, pochi che la seguono sono pochi, quelli che sanno cosa fare, non sono qui per farla, prendita ma per farti pensare, ma c'è di ruoli posti perché il fondo ti conviene, e forse credi che il gioco sia diretto bene, ma il gioco è intricata che la trama, che servi di partito mentre scegli di chiama, terrorista lirico, culturale, perché ride sto gli animi dal torpore intellettuale. Usa la tua mente, usa la perché non ti può bloccare via di un pensiero armato. Usa la tua mente, usa la istigazione al reato. L'uso dei campionatori si è sviluppato da poco tempo a questa parte, si parla di 4, 5, 6, 7 anni. Con pochi mezzi puoi realizzare anche a casa, appunto come ho fatto io, comprendosi un campionatore, il minimo, una tastiera per poter suonare quello che prendi. E vabbè, dei giradischi, da dove prendi appunto le porzioni dei dischi, ma non necessariamente si può prendere dai dischi, perché possiamo prendere dalle cassette, dai CD, dalla televisione, dai video, da qualunque cosa, anche dall'esterno puoi dire una parola, fare dei rumori, quello che ti pare. Ok. Tesi, pazzia, scadisco tempo, bomba d'oro, l'osceria, ascolta le parole, bruciati in verità, sono un tipo scomodo, parlo di dignità, vomito parole in rima, ermi letali, il linguaggio è concreto, i miei versi micidiali, domino lo stile, scrivani e letterati, ancora una volta, siamo tornati per riprendere la nostra vita, idee contro fucili, la posse, vinci unita, devastate imposte, sta per colpire, questo non è un gioco, no, non si può fallire perché... Ma fai te su un cattivo, superviron che l'as, ma fa vinte su, perché le cese manda spas, e ti tappo... Non mi piace mica tanto, sai. Che cosa? Quella parte lì. Se provassimo a lasciare il rollante e togliere il basso... Alziamo un po' i bassi. Grazie. Questo Che Guevara è compagnero, questo il tuo sarà morto, ma non è vero, lui gridava basta, la vittoria, adesso poi si lotta per la gloria, i viaggi organizzati fanno a Roma, vado per Varsavia oppure Cuba, tu fai che scoprirai che senza soldi non ce ne è, tra miseria e nobiltà, ma credo che un barcone sia poi meglio di un crociera. Quando faccio musica, quando compongo, se si può definire, la definisco come composizione, proprio perché utilizzo principalmente i campionatori e quindi effettuo un clipping attingendo a varie sorgenti musicali e creo un brano dotato di una propria autonomia. E faccio una preproduzione a casa mia, ho un computer con una scheda di campionamento e faccio una brutta copia, diciamo, del pezzo. Quando ho trovato suoni sufficientemente adatti a sottolineare l'efficacia del testo e che
che armonicamente possano legare, vado allora nello studio di registrazione e si fa la bella copia, cioè si ricampionano i suoni dalle sorgenti con una qualità decisamente superiore e si creano le sequenze su computer, computer un po' meglio del mio chiaramente, e si registra la voce, si fa il missaggio, si fa il pezzo. Quella fottuta cosa che si chiama mafia, quella fottuta cosa che si chiama mafia, finanziata dallo Stato, finanziata dall'America, finanziata dai nostri soldi versati sotto forma di tasse diventati tangenti. Padre contro figlio, fratello su fratello, partoriti in un avello come carne da macello. Uomini con anime sottili come lamine, taglienti come il crimine, rabbioso oltre ogni limite. Eroi senza una terra che combattono una guerra tra la mafia e la camorra. Sodoma e Gomorra, Napoli e Palermo, succursali dell'inferno divorate dall'interno. In eterno, da tessuto tumorale di natura criminale, mentre il mondo sta a guardare muto senza intervenire. Basta alla guerra tra famiglie fomentata dalle voglie di una moglie con le doglie cogita. La vita ai figli e domani gliela toglierà, mi spogli dalle foglie che l'Italia come paglia e nessuno se la figlia. È la vigilia di una rivoluzione alla voce del padrino, ma Don Vito Corleone oggi è molto più vicino, sta seduto in Parlamento. È il momento di sferrare un'offensiva terminale, decisiva, radicale e distruttiva. Oggi uniti più di prima alle cosche, cosche, attitudini losche, mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche. Basta una busta nella tasca giusta in quest'Italia così laida. You gotta fight the fighter. Non vi sento. You gotta fight the fighter. You gotta gara 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 gara. E la sud, non ti fare castrare dal potere criminale che ti vuole fermare. Guastagli la festa, abbassagli la cresta, guarda la sua testa rotolare nella cesta. Libera la mente da ogni assurdo pregiudizio, è l'inizio della fine del supplizio che da secoli ti domina. Ci coglie e ti rivomita, potere di quei demoni che noi chiamiamo uomini, che uccidono altri uomini, sfruttano i giovani, tagliano le ali agli angeli più deboli. Potere che soggioga, potere della droga, potere di uno Stato che di tutto se ne frega. Strage di capaci, Ustica, Gladio, comuni di scheletri ammassati in un armadio. Odio, il tuo seme germoglia nella terra fecondato dal sangue della guerra e la camorra. Indomita, ricca e strapotente, continua ad uccidere la gente. Sull'assimilabilità del rap c'è lo scatto generazionale, cioè io ho visto bambini di 10 anni, 11, che sanno a memoria il testo di Fight the Fight e lo canticchiano durante, e credo che capiscano, cioè non è che lo sanno a memoria come la Vispa Teresa, cioè lo sanno perché dice qualcosa. La scena italiana è su tutti i giornali, si parla con una grande dimestichezza di rap in italiano, di rap in dialetto. Quelli con sul sound system non si possono più considerare un episodio, ma senz'altro i primi ad aver realizzato musica underground in dialetto, eccetera. Altri fenomeni non strettamente legati all'hip hop come movimento, che però vengono tirati dentro, quindi Mau Mau, lo Schidezzi, eccetera, che utilizzano idiomi regionali, li privilegiano all'idioma nazionale per la realizzazione della loro musica. È una cosa molto interessante. Io preferisco parlare in italiano anche perché primo non sono perfettamente padrone di nessun dialetto. In Fight the Fight, l'unico singolo mio fino ad uscito, c'è una parte in dialetto siciliano, e anzi in lingua siciliana, mi piace più definirlo una lingua. E grazie le fa qualcosa quando comincia a farlo, a rappare, a scrivere, prima cosa, io le fanno in siciliano. E qua anche non ti ha scritto il verso! E la carina, che cazzo vuole? Questa è l'attualità. Morti, giocati, sottorubati, tutti di magi che non giocano fatti. Questo mondo come amato da un pugno dell'ace, l'uomo si scanna come un magare, un pezzo di terra si fa pure sparare. Magare, magare, calcio pura, ma non calcio nei picchi. Visto capisco, leggere notizie, sempre di chiare, ma chi la sa, ma la vita continua e tu, da specchiare, da specchiare, da specchiare.
aspettando, spari sentenze, ma non conti semenze, pare padrone, ti caccio da capo, un punto migliore, casando su tutto, il mondo, e disse, mondo, non vivere sempre, con gli occhi barcati, non essere muro, ma salta sul muro, ti conosce da stesso, casi un uomo puro, eppure vergogna, non sarà paradiso. Con gli Africa United ci siamo sempre espressi in inglese, abbiamo sempre fatto delle cose semplicemente per questioni di musicalità, e penso che semplicemente per questioni di musicalità adesso si usino i dialetti, perché tutto sommato la lingua italiana è veramente ostica per certe cose, veramente, veramente molto ostica, invece il dialetto è molto malleabile, ci sono delle questioni artistiche nella scelta della lingua. Se ne è approfittato per sfruttare la musicalità di un cantare in dialetto, allontanarsi dalla rigidità dell'italiano, ma sfruttare proprio la pastosità della lingua. Che vei a papiure, sa scarri un mat paurori, al postante a snufie, suma ma 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 voi, suma i singer la nasciu, scama luma con la feglia, luma nel fai dal solda. L'italiano è una lingua difficile per cantare l'hip hop, e si nota, perché comunque se uno va a ascoltare bene tutte quelle che sono state le produzioni fino ad oggi, sono pochi gruppi che riescono veramente a fare del buon rap in italiano. Molto più semplice per il ragamuffin, soprattutto usando il dialetto, perché ha una sonorità molto più musicale. Si dice che non c'è santo, ma non sarto di giocato, fuori di provura, mi sfuede, sporti, vai, viga, non spam. Su sistema di sustrato, vorunque, fra un lancio, cassa carta, tutto e non si lascia spunto. Sistema e persuasione, su gallona di giurau, e manco un malica, canco un'orta, che una barra da streccao, in saia dessa razza nostra, rispetto de giosta, adesso di H in festa, venda vetta, in dissa risposta gusta, ma la ribada sarà bene, comprendia, gassa vida, due spacciata, canto s'anima e vendia. Se ho su nomini mio, già, e da scomprendi un noi, se ho su nomini mio, e casti intendi moi, casi un provvidenti sato vodui, se ho su nomini mio, casti a bene in museo, se ho su nomini mio, intendo un rucureo, se ho su nomini mio, di casti e ti più grogu, vodui, su giosta, non ti noi, e ti nostro logo, Deus, Deo, su seo, Sigi sugi seu, deu, deu, seu, su seu. Sigi sugi seu, deu, deu, seu, su seu. Sigi sugi seu, deu, su. Il recupero in questi casi della lingua dialettale è estremamente felice, perché consente quei giochi linguistici che in una lingua fortemente libera come l'inglese riescono ad avere più respiro che non l'italiano, che invece è un po' più imbrigliato in una gabbia di regole più ferre, quindi che danno meno libertà a chi si vuole esprimere attraverso questa lingua. Sicuramente l'uso del dialetto nel rap, nel ragamuffin, ha un certo significato, perché comunque il dialetto è spontaneità in un certo modo, e comunque sì, essere legati alla propria realtà locale. E il rap, per come l'abbiamo sempre concepito, per come ci è sempre stato anche trasmesso, se vogliamo, dagli stereotipi americani, è sempre stato legato molto al quartiere, al ghetto, a una zona precisa, una città, comunque un posto. E quindi questo può significare rapportarsi più comodamente al pubblico che ti conosce, alla tua comunità, a chi ti ascolta. A me va via, c'è studia per capire cosa come stanno, sento piso, e lotta contro il stato che tira, non me ne va, se può cazzo si me la rinda 10 anni, ma mentre sto qua, cantando, ballando a casa mia mamma, per me sta faticando, non pensiero, non sessione, ma qualcosa sa da fa, basta, 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 non posso più sta, copo 7:40, mamma e papà, rigattato, ossessionato, mantenuto, parassita, ma sta storia da farmi, voglio salario garantito. O salario garantito, o salario garantito. Messa nada, dici qualcosa sulle lì. E allora ritmo, 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 questo ritmo, questo ritmo di radio rebelde che ti entra nel cuore e nella pelle, tu li vedi e cominci a saltare, quasi come Mada cominci a parlare, e allora ritmo, e questo ritmo, 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 ritmo. Allora salta, salta.
credo che forse alla realtà del rap italiano manchino solo più i malavitosi che fanno il rap, gli ex malavitosi che fanno il rap come in America, e che in Italia forse c'è ancora questa grossa ipoteca, forse ideologica più che politica, sul fenomeno. Nel momento in cui però il linguaggio saprà infiltrarsi anche negli interstizi più lontani dal centro da cui è nato, io penso che diventerà la forma musicale attraverso la quale tutti si esprimeranno. Girando, soprattutto in provincia, non esiste una città di 1000, 2000, 5000, 20000 abitanti dove noi andiamo a suonare e non arrivino due o tre ragazzini dicendoci ciao, noi siamo la posta di qua, vorremmo fare due o tre pezzi prima di voi oppure con voi se tu avessi voglia di farci partire i dischi. L'hip hop ti insegna, è proprio un modo di vivere, capisci? Ti insegna come devi vivere in mezzo alla gente, come ti devi comportare, come devi sentire quello che sono le esperienze che ti possono capitare tutti i giorni, capisci? Il rap in italiano ha contribuito a aiutare la gente a iniziare ad ascoltare le canzoni e non soltanto a farsene scivolare addosso, avere un approccio epidermico. Cioè le canzoni che mediamente la massa ascolta scivolano addosso, non rimangono. Io il rap lo definisco come tatuaggio dell'anima, qualcosa che ti entra dentro, ti entra in testa, te lo canticchi, te lo ripeti e lo puoi fare tu stesso. Dun 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 dun. Don't come around me, say don't come down. Don't come and see me, say don't come so. Don't come around me, say police come down. Don't come around me, my style I'm passion. Don't come around me, say don't come down. Don't call the police and say don't come strong. Don't call the police and say don't come round. Don't come around me, say don't want so. Jesus Christ abuse of power in action. Swear look at the pressure, he's a human pressure. I flow for the boat, they for what in a lana. Combative style, I know you can understand. Don't watch up, I know say he's the version. This my select to save their action, because no matter what they do, and that's no matter what they say, because this is the way to live in Italy today. Longer taken, most than a very long time I waited. Means and everything cannot everything that I created in the little laboratory that's like got experimented. Vocal for the final contact, cause Gara gonna be just it. Then my only day will I prove to be consented. Why? Because the public is still educated. We don't know why now is a way now against sophisticated cars. Some people are picking us a food can open money. E da qua che inizia la sfida! No, non è una sfida. Yeah. È una sfida della realtà. La realtà è quello che so fare. Ma tempo, innanzitutto. Yeah. Non mi serve il vostro supporto. Yeah. Perché il coro fa, questo è il mio mondo. Yeah. Questo che ci circonda. Yeah. Questo è il mio mondo. Yeah. Questo è il mio mondo. Mondo tondo. Yeah. Questo è il mio mondo. Mondo tondo. Yeah. Questo è il mio mondo. Yeah. Mondo tondo. Yeah. Questo è il mio mondo. Yeah. Questo è il mio mondo. Yeah. Questo è il mio mondo. Yeah. E mi ritrovo sia notte e giorno e mi guardo quello che mi circonda intorno. Vedo questa puzza schifo di città, ma forse è finto pure il sogno in realtà. E non capisco mai che cosa c'entra la gente. Qualcuno mi guarda e mi giudica demente per come mi vesto e per come sono, ma continuo imperterrito con il mio suono. Telecamera davanti a me, mi sento io nessuno eppure sono il re. Ma il re di questo, di quello e di tutto quel che voglio, e di quel cazzo di orgoglio io mi spoglio, incomincio a rappare e gesticolo
canzone con le mani e posso andare avanti anche fino a domani, anzi posso andare avanti ore ed ore, perché quello che dico sai mi esce dal cuore. E sono qui che improvviso, muovo la testa, mi tocco il viso, vado giù, faccio una cresta, e questa non è una cresta ma sono dreadlocks bastardi, capisci tu che cazzo per strada mi guardi, Danardi, e mi guardate chiedendomi che cazzo hai, una parrucca o forse sei Gullit, dai, e io gli dico vaffanculo a te tuo nonno quel bastardo, non vedi che sono R-A-O-U e non un tanardo, sono qui col giubbotto marrone e repo di Bella, 1, 2, 3 e Marco Ndiron di Rondella, bim bam bum come arichi per la strada, ti dico che questo ho incontrato un'altra spada, e l'altra sera cosa ho visto io ti racconto, mentre sto rappando tutta la gente gira in tondo, sono R-A-O-U, rispondo, e mi impappino con la voce ma poi mi prendo e vado a sfondo, vado a destra, vado a sinistra, questa è la mia grande pista, io sono Raul, che cazzo è questa, una fottuta intervista? E adesso ti faccio spazio sulla mia cazzo di pista, vai Ricky, prepara questa nuova mista, ista. THC! E sono qui a casetta e cremo mentre scrivo rime per un testo, creo attivo, ispirato dal suono funky sto, io qui su MC, P al fondo di Do. E quando dico rap, voi dite cosa della prosa, stilosa, alta scuola, stile dal profondo, ghetto ripeto, stile dal profondo, ghetto rispetto. Ed è in questa occasione quindi che lo ridico, che senza rispetto no, non c'è amico, e senza amico quindi non c'è rispetto. Ma questa è una rima, e l'ho già detto, la voce che sentite, dite, non mentite, guida le matite, rispecchia molte vite di giovani incazzati che hanno fame, se hanno fame e lame per l'infame, prima o poi ame, per rubano non pagano le tasse, smacciano THC, frari non acido, la legge non ammette ignoranza, punisce, io sto pagando, non si capisce, non mi ha trovato niente, che accuse di figli di puttana, ma voglio delle scuse, provo la spaziale, io non ti uccido, la vendetta va fredda con il tempo decido, fuori o dentro uguale, per te finisce male, il finale letale è come tale fatale. L'hip hop ti insegna a raccontare quelle che sono le tue esperienze vere. Non puoi inventarti un'immagine che comunque non è tua. Se tu sei falso, la gente se ne accorge. Psycho! Check this out. Me and my boss in the house. And you know what I mean. I got my man X1, Silver One, Death D, Tura, MC Dog, Nicky and Mauro. In the house of the outlaws. And you know what I mean, yo. Check this out. And here I come, and here I come, here I come. Yo, here I come, and here I come, and here I come again. Here's my name, next one on the plate. You know me, you know me, you know my nigga D. You know, here I come, and I jack like this. Madness, sadness, step into the next step. Come in, correct the legend, live into success. D-E-F-T-O-N-E, the black man that came straight from Italy. Yeah, trying to find the opportunity. But there's no way out to avoid the tragedy. Salite sul palco tutti, così stai. Saliamo tutti sul palco. Tutti sul palco. Su. Una di noi, perché una di noi non è una favola. Una di noi, una di noi, perché una di noi non è una favola. Una di noi, sei uno, perché una di noi non è una favola. Una di noi, sei una di noi, perché una di noi forse una favola. Una di noi. Di noi, perché una di noi non è una favola, una di noi, una di noi, perché una di noi porta una favola, una di noi. Il tempo passa e guarda cosa ci lascia, pensaci. Non sono solo immagini, quanti di noi respinti hanno già perso i loro istinti. Nel mezzo invisibili, spalle al muro, davanti il presente spacciato come l'unico futuro. Ma vedi, io so che quello che abbiamo è solo quello che noi ci siamo presi. E tu sei così speciale, vederti lasciarti andare è un delitto tale. Un'altra notte diventa mattina, per istinto ti cerco. Non vorrò niente in cambio se non vederti splendere come una goccia di sole. C'è chi si prende perché non ci ha mai creduto e non ci crede, come scusa dice che avrai 30 anni è normale. Continua di invecchiare, sono veramente certo, sono Castro ex. Ancora mi dici, la musica è importante, è un colore della vita. Colonna sonora del battito di strada che il vento e la sabbia non annebbino la mira. L'essere uniti è un'arma calibrata. Odio e amore negli anni hanno invaso il mio cuore, sarà. Forse è per questo che disprezzo chi lo cade di paure. Il cuore pieno di scorpioni, interessi, pregiudizi, cose fatti. Sono vergogna di che come le montagne sarà. Sarà che
fondo il mezzo con il filo per andare avanti. Ma non ho mai ceduto senza battermi. Anche se nel tempo data avuto, ho imparato a convincermi che questo non è il mondo dei pari, ma il regno dei dispari. Esisti giorno dopo giorno, in fondo nel ghiaccio non c'è molto da scegliere. Ogni battito ti fai battere. Forse io non sono, tu non sei, ma so che sei uno, una di noi. Una di noi, perché uno di noi non è una favola. Uno di noi sei uno di noi, perché uno di noi non è una favola. Uno di noi sei uno di noi, perché uno di noi forse una favola. Uno di noi, una di noi, come graffiti lasciati su un cuore in piena da una goccia di sole così bella come la primavera, una meteora che vola oltre l'orizzonte senza paura, senza paura, senza paura di essere libera. Hey, hey, uno di noi, perché uno di noi non è una favola. Una di noi, perché una di noi, perché uno di noi non è una favola. Uno di noi, una di noi, perché una di noi. Thank you.